Due squadre in testa alla classifica si incontrano stasera. Da una parte un gruppo abituato e costruito per vincere, dall'altra una sorpresa che non vuole smettere di stupire. Contropiede del CMB che si spegne sul nascere. Sanchez recupera di improvviso, sterzata. Sanchez! David Sanchez ti entra! 1:12 si è sbloccato il risultato con i padroni di casa in vantaggio. Chiuso da Murillo, gran giocata di Visonan, diagonale, che gol incredibile da parte di Lucas Visonan. Sono passati appena 2:11, 2-0 CMB. Portato in A dal Bisceglie, calcio a 5 in Italia per la prima volta. Gui, palo clamoroso di Gui. Coco controlla bene il pallone, gran tiro di Coco. Linares su di lui, Gesulito lo lascia sul posto, che giocata di Gesulito, sale palo al piede, apertura per Tobe, Visonan, 3-0, d'antologia il 3-0 di Linares. Tobe capisce tutto, sale palo al piede, apertura per Sanchez, tocco morbido, palla fuori di pochissimo. Lungo possesso palla da parte delle abruzzesi, palla in mezzo, Calderoli fa muro, ancora Calderoli, ancora Weber. Al limite dell'ostruzione il suo tentativo, Pulvirenti sponda per Tobe, Tobe! Chiusa da due avversari, non riesce a servire Calderoli. Linares alla battuta per il più vicino Vega, palla verso la rete! E c'è la rete del 4-0 con la porta sguarnita, fa festa il signor prestito CMB. Con Coco Wellington, una zuffa selvaggia nella tre quarti campo, alla meglio Linares, apre per Sanchez, Sanchez, traversa di Sanchez, Sanchez, Zancanaro a spazio e c'è una rete incredibile, incredibile la rete di Marzio Antonio Zancanaro, 5-0 CMB. Si rialza d'improvviso Coco per Murillo, palla in mezzo di testa, Gui, e c'è la rete di Coco Wellington che furbescamente nella mischia beffa Weber, 5-1 a questa punta. David Sanchez pressato, raddoppiato, recupera palla Nicologi, risponde il CMB, attenzione, Gui, Gui! Jonas, diagonale di Jonas che sfiora l'incrocio dei pali. Coco Wellington, ancora Gesulito, avanza con il mancino, piuttosto strana. Torna in campo, attenzione, c'è il tentativo in diagonale di Zancanaro, respinto da Mammarella. A livello autonomia è Linares che adesso perde palla, c'è il tiro di Calderoli, si appresta ad operare Weber, lancio verso Visonan di spalla, lotta con Calderoli, si arrabbia non poco Bellarte, fallo di Visonan, doppio giallo ed espulsione. Chiuso da Pulvirenti, Calderoli, Murillo Ferreira, puntata! Murillo, Calderoli ha spazio, ma serve Jonas. Ancora Calderoli, traversa! Coco, limite dell'area di rigore, diagonale, respinto. Arriva Murillo! 5-2 a Questapone, in gol, capitan Murillo. Weber prova la battuta a rete, chiuso da due avversari, serve Caruso. In avanti per Sanchez, Sanchez, Sanchez! Con una finta! Metti a terra Murillo ed è 6-2 CMB. Calderoli, Jonas in prima intenzione e Gesulito ha la possibilità di toccare addirittura due volte il pallone prima di mettere dentro la rete del 6-3, con ancora un bel po' da giocare. Jonas, bolide raso terra, 6-4 a Questapone, partita apertissima. Gesulito apre sulla destra per Coco, palla in mezzo, Coco Wellington pronto a tornare in campo, Caruso per il CMB, palla in mezzo e arriva la rete di Calderoli, minuto numero 17:01, 6-5 a Questapone. Spallone recuperato da Jonas, lotta Gesulito, apertura per Tobe, croce al portiere, Tobe, Roberto Tobe, 7-5, esplode come un vulcano il Pala Saponara. Cerca e trova Jonas in mezzo, Sanchez, il gioco viene fermato per un calcio di rigore, mani di Sanchez e calcio di rigore, parte Jonas, tiro e c'è la rete
Partita riaperta nuovamente per l'ennesima volta, 7-6. Coco, Gesualdo a spazio, ancora Jonas, apre per Murillo, palla per Calderoli di tacco e c'è la rete, 7-7 di tacco, 7-7 di tacco, Calderoli. E arriva il fischio finale, è 7-7, una partita che ha regalato emozioni infinite.